Magazine, che era già stato da noi, quindi lo ritroviamo con piacere. Antonio, ben ritrovato qua su Radio Rossonera. È un piacere risentirvi, speriamo che presto lo possiamo fare anche direttamente dagli spalti dei vari stati di tutta la nazione. Assolutamente sì. Antonio, noi lo conosciamo bene, Bakayoko, perché è stato qua qualche stagione fa. Tu l'hai visto, sei quello che l'ha visto di più ultimamente, perché ha fatto l'ultimo anno appunto a Napoli. Stavo vedendo anche poco fa un po' di statistiche varie, insomma, una prima parte di stagione forse buona, potremmo dire, la seconda un po' meno. In generale, come hai visto l'anno di Bakayoko? Beh, io da Bakayoko mi sarei aspettato molto, ma molto di più, sono sincero, anche perché ha commesso degli errori che poi, andando a riguardare quello che è accaduto al Napoli, ovvero la mancata qualificazione in Champions, hanno inciso. Se pensiamo per esempio a Sassuolo-Napoli 3-3, a partita ormai finita, a centrocampo perde un pallone clamoroso, Sassuolo poi trova il pareggio praticamente in extremis sul calcio di rigore, però questo ci fa capire che di errori di concentrazione ne ha fatti. Alcuni sinceramente inspiegabili, perché quando sta bene poi è capace di fare la differenza, ti segna, non passa nessuno e quindi va tutto bene. Però effettivamente ha avuto dei cali durante la stagione, a mio avviso, un po' preoccupanti. Sono anche sincero. Va via da Napoli, non è che ci facciamo la testa. Ecco, esatto, era la domanda che volevo farti. Perché il Napoli, secondo te, non ha mai pensato a una sua permanenza? Tanto con un anno di contratto, con magari il gradimento del calciatore, con un sistema di gioco simile, perché comunque Spalletti lì userà sicuramente due mediani davanti alla difesa, poteva essere una soluzione. Allora, potrebbe essere una soluzione, anche vero che il suo arrivo a Napoli è stato legato alla volontà di Dino Gattuso. Dato via Gattuso, è ovvio che adesso Spalletti porta le sue idee in campo, qualcosa vorrà cambiare, anche se da quello che ho raccolto la sua intenzione è quella di confermare gran parte della squadra, della rosa attuale del Napoli, con qualche ritocco. Si parla ad esempio di Emerson Palmieri sulla fascia sinistra, anche perché c'è Gullam che non recupera ormai da diverso tempo. E è ovvio che ci sono anche alcuni calciatori in scadenza al 30 giugno, ad esempio Giussai, Maximovic. Napoli farà sicuramente degli innesti in tal senso. È andato via Bakayoko, quindi servirà un altro centrocampista. Ma dovesse restare Fabian Ruiz, come pure Koulibaly, è chiaro che il Napoli riparte con una base solida. Finora l'europeo di Fabian Ruiz non è stato esaltante, ha giocato poco, quindi anche dal punto di vista dei rumors di mercato siamo veramente quasi a zero. Vedremo, staremo a vedere, però vi posso dire che Bakayoko dovesse prenderlo al Milan, o anche l'Inter, Sì. perché notizia all'ultima ora è stata accostata entrambi i club, deve tornare a Milano con maggiori motivazioni, perché è come se un po' si fosse accomodato sugli allori, una partita bene e due no. È anche vero che nella prima parte della stagione è stato utilizzato tantissimo, quindi forse si è anche un po' stancato dal punto di vista fisico, però ecco, da un giocatore della sua portata, ormai con la giusta esperienza, ti aspetti molto di più. Ti faccio un'ultima domanda. Tolto Bakayoko, che giocatori pensi che possano partire da Napoli? Qualche esubero eccellente? Mi viene in mente, ad esempio, sugli esterni, Napoli ha tanti calciatori. Ma il discorso è quanti club sono pronti a investire cifre importanti tali da allettare Aurelio De Laurentiis? E chi lo sa? Perché se De Laurentiis valuta Fabian Ruiz 60 milioni di euro, piuttosto che cifra giù di lì per Irving Lozano, per fare un altro nome, è ovvio che diventa difficile ipotizzare delle cessioni tra virgolette importanti. Se poi pensiamo anche per esempio alla situazione legata a Lorenzo Insigne, e qui fortunatamente vivendo da vicino sia lato calciatore che società, qualcosina la so, l'appuntamento che è stato dato di incontrarsi a fine europeo
è più che concreto, perché da entrambe le parti c'è la voglia di proseguire. È l'ultimo contratto importante di Insigne, c'è la volontà quindi di chiudere la carriera a Napoli. È ovvio che lui un qualcosina in più lo chiederà, il Napoli dirà, come d'altronde tutti i club italiani, c'è stata la pandemia, siamo in difficoltà, eccetera, eccetera, una via di mezzo si troverà sicuramente. Antonio, grazie mille per essere stato qui con noi, se il mercato intreccerà ancora le nostre strade ci sentiremo, altrimenti, come hai detto bene tu, tra l'andata e il ritorno speriamo di vederci a San Siro e a San Paolo. Senz'altro, ciao, è sempre un piacere. Mille. Grazie, ciao. Buona giornata. Era Antonio Petrazzolo di Napoli Magazine, insomma, che ci ha parlato di Bacca. Insomma, neanche lui entusiasta. No, neanche a Napoli erano entusiasti. Una gara sì e due no, tra l'altro, ha detto. Ma è un pochino quello che avevamo visto anche qua a Milano. Magari c'era la partita che faceva bene,